Turu torna a casa. Prima giornata per Biasone di questa sua seconda vita nero-verde. Le prime impressioni? Niente, sono felice di tornare a Bitonto perché è una città, una società dove mi sono trovato bene, quindi mi fa molto piacere ritornare in questa società, in questa città. Non è stato facile tornare a Bitonto, ma tanta forza di volontà, la voglia di tornare a vestire di nero verde. Sì, sì, ti dico che la società ha fatto un grande sforzo per farmi tornare qua. Io sicuramente avevo voglia perché, come ti ho detto, qua sono stato bene. E quindi da entrambe le parti abbiamo voluto fortemente di tornare qua a Bitonto. Con quale spirito Biason torna qui a Bitonto per questa sua seconda avventura nella nostra città? Con lo stesso spirito di sempre, quello battagliero, quello di cercare di fare sempre il massimo. So che la società ha punta a fare qualcosa di importante e lavoreremo per questo. Adesso sono a disposizione del mister e cercheremo tutti insieme di portare grande soddisfazione soprattutto al presidente. Tu hai vissuto la scorsa stagione saltante e anche l'amarezza di una mancata ammissione del Bitonto in Serie C quest'estate. C'è anche tanta voglia di riscatto, di riprendere in un certo qual modo quel palcoscenico che è mancato alla città di Bitonto. Sì, sì, sicuramente dopo quello che è successo in questo estate, soprattutto il presidente ha fatto un investimento importante per cercare di riprendere quello che si è perso. Cercheremo in tutti i modi di tornare a vincere, non sarà facile, lo sappiamo, però ci proveremo già dal 2 che iniziamo gli allenamenti. Hai avuto una prima impressione, un primo contatto già con la tua nuova squadra, con il gruppo, con mister Nicola Ragno? Sì, sì, abbiamo scambiato qualche parola col mister, mi sono salutato con i ragazzi, mi hanno accolto bene. Quindi sono contento, so che a Bitonto si sta bene, che è una famiglia, quindi ecco perché ho cercato di ritornare in questa città. Per concludere, un messaggio a tutti i tifosi del Bitonto, entusiasti per il tuo ritorno in maglia nero-verde. Niente, i tifosi sanno come sono fatto, sanno che do sempre il massimo in campo. Speriamo che iniziano ad aprire le strade, così li abbiamo vicini e tutti insieme cercheremo sicuramente di fare qualcosa di importante.